Io ritengo che questa sia una delle più grandi diciamo, nefandezze urbanistiche combinate da questa città nella storia della città. Sentito? Sentito bene cosa ha detto il consigliere del PD? Parla di questo progetto di rigenerazione urbana come di una nefandezza. Beh, il progetto è di quest'area. È un'area di 10.000 metri quadrati, lasciati nel più totale degrado da oltre 17 anni. Noi lo trasformeremo invece in un altro modo, e lo abbiamo deciso dopo un lungo percorso, e lo trasformeremo così. Realizzeremo delle piste ciclabili, un parcheggio per i cittadini del quartiere e l'insedimento di un'attività produttiva, si è parlato del marchio Esselunga, che darà lavoro a 140 persone in una città come Livorno dichiarata area di crisi complessa. Io questa non la chiamerei una nefandezza. Io chiamerei questa una nefandezza. Il progetto di Porta a Mare che porta la firma del PD. Qui c'era un cantiere navale che dava lavoro a oltre 800 persone, mentre al suo posto c'è un quartiere residenziale che finisce in mare e che è rimasto deserto. 70.000 metri quadri di nuovo cemento totalmente inutile. Vogliamo vedere un'altra nefandezza? Eccolo qui, un'altra nefandezza. Si tratta del cavalcavia della stazione, un capolavoro di intervento che ha avuto l'effetto di far morire uno dei monumenti più straordinari di questa città, quelli delle Terme del Corallo, che noi stiamo invece cercando, tra mille difficoltà, di far resuscitare. Questo qua è un'altra nefandezza. Il quartiere Nuovo Centro, una colata di cemento con cui le precedenti amministrazioni, targate PD, hanno dovuto risarcire un privato regalandogli un'intera fetta di città. Stiamo parlando di 400.000 metri quadri di cemento realizzati su un terreno vergine di proprietà ovviamente privata. Insomma, questa città è stata massacrata da una classe politica, una classe dirigente che hanno messo gli interessi pubblici all'ultimo posto. Noi stiamo facendo esattamente il contrario e stiamo lavorando per rigenerare un'area ormai abbandonata e ridargli vita, rimetterla a disposizione della città con un'area verde importante, con una pista ciclabile, con dei parcheggi disponibili per il quartiere e con un'attività produttiva inserita all'interno. Evidentemente questo non piace a chi in realtà vorrebbe continuare a mangiarsi parti di città.